Continua a deludere in trasferta il Lecce, che torna da Castel di Sangro con la seconda sconfitta in 5 partite di campionato, scatenando la contestazione dei tifosi. Una sconfitta che gli uomini di Ventura hanno meritato, presuntuosi, lenti, mai veramente in partita. I giallorossi hanno offerto in Abruzzo quella che per il momento può essere senza dubbio considerata la peggiore prestazione stagionale. I padroni di casa ci hanno messo 20 minuti, quelli iniziali, per capire che di fronte avevano un avversario tutt'altro che irresistibile. La seconda parte del primo tempo è stata un autentico monologo degli abruzzesi, interrotto soltanto da un'incursione del solito Palmieri, che ha inutilmente reclamato la concessione del calcio di rigore. Il tecnico del Castel di Sangro, Iaconi, ha saputo sopperire perfettamente alle assenze di due uomini importanti come lo stopper Altamura e il tornante esposto, schierando la sua squadra con una zona 5-3-2 prudente. Gli abruzzesi sono l'unica formazione del campionato a non aver subito ancora gol, e al contempo aggressiva. Messo alle corde nel primo tempo, il Lecce è finito irrimediabilmente al tappeto in avvio di ripresa, quando Bonomi si è incuneato come una filatissima lama nella difesa leccese, battendo Lorieri. Neanche il gol subito è riuscito a scuotere il torpore di Zanoncelli e compagni, che due minuti dopo la rete di Bonomi hanno rischiato di subire il raddoppio, scongiurato soltanto da un ottimo intervento di Lorieri, bravo a deviare la conclusione di Martino. Ventura le prova tutte, dopo aver mandato in campo in avvio di ripresa Russo al posto di uno spesato Francioso. Al nono fa entrare anche Mancuso e Monaco al posto di Macellari e Mazzeo, ma il Lecce proprio non c'è. L'unica occasione, si fa per dire, che riesce a creare è una conclusione in acrobazia di Russo parata da De Iulis. Ben altra sostanza hanno invece gli attacchi del Castel di Sangro, che con lo scatenato Martino dapprima fa rischiare a Servidei l'autogol e poi va ancora vicinissimo al raddoppio. Per rivedere il Lecce in attacco bisogna aspettare addirittura il 96, quando De Iulis spedisce in angolo una bella deviazione aerea di Centurioni, evitando un pareggio che per il Castel di Sangro avrebbe avuto l'amaro sapore di una beffa.